Buonasera, si gioca allo stadio Algarve di Faro, sud del Portogallo. Comincia il 2020 dell'Italia di Milena Bertolini, un anno fondamentale perché le ragazze mondiali dovranno trasformarsi in ragazze europee conquistando il pass per Inghilterra 2021. Il percorso di crescita passa anche per questo torneo, uno dei più prestigiosi, frequentato dall'elite del calcio femminile, giunto alla 27esima edizione, vinto per 10 volte dagli Stati Uniti, un torneo a inviti cui l'Italia mancava da 12 anni. Ed essere di nuovo qui racconta quanto sia cresciuta la stima nei confronti delle azzurre, degne dello status di squadra tra le prime 8 al mondo, conquistato lo scorso giugno in Francia. È un'Italia che ormai tutti hanno imparato a temere, Sara Meini. Buonasera a tutti voi, gli ottimi risultati conquistati dalla nostra nazionale proprio al Mondiale di Francia hanno finalmente acceso di nuovo i riflettori sulle azzurre, lo ha meritato la squadra della CT Bertolini ed oggi ha l'occasione per mettersi in mostra in questo importante torneo internazionale. Le squadre sono in campo e allora apprestiamoci insieme a sentire, a seguire gli inni nazionali. Assieme alle ragazze portoghesi, Milena Bertolini si affida all'Italia più collaudata, perché al netto del problema alla caviglia che ha reso indisponibile per questa gara di esordio Giuliano e di un analogo problema per Bartoli che non è al meglio, l'unica vera novità è il ritorno di Cecilia Salvai al centro della difesa in coppia con Gama, appena tornata tra le convocate dopo l'infortunio di 11 mesi fa che l'ha costretta a saltare il mondiale. La bianconera parte subito titolare e Linari, dopo il grande mondiale disputato e poi l'avvio del cammino di qualificazione europea, anch'esso insomma disputato a grandi livelli, va in panchina. Sara,
Sì, non ci sarà rimasta certamente bene Elena Linari, anche perché è stata una garanzia in questi 11 mesi in cui è stata titolare al posto di Cecilia Salvai. Non ne ha fatto certamente sentire la mancanza, ha disputato un grande mondiale e soprattutto ha disputato delle grandi qualificazioni europee, dove è riuscita a segnare anche il primo gol in azzurro. Oggi si accomoda in panchina, probabilmente la CT Bertolini avrà le sue motivazioni, anche perché Elena Linari, ricordiamo che giocando all'estero, giocando in Spagna, arriva sempre qualche giorno dopo nel ritiro rispetto alle sue compagne. E allora questa è la formazione dell'Italia, andiamola a leggere insieme. Giuliani in porta, in difesa Guagni, Gama, Salvai e Boattin, poi in mezzo Rosucci, Galli, Cernoia e Bonansea, che insomma, come sapete, svaria un po' su tutta la fascia, su tutto il fronte, tra il centrocampo e l'attacco, dove davanti ci sono poi Girelli e Sabatino. Per quanto riguarda invece il Portogallo, che tra le partecipanti a questa edizione del torneo è la squadra col ranking più basso, al 31esimo posto, il tecnico Francisco Neto schiera un 4-4-2 sulla carta: Ines Pereira in porta, poi Borges, Rebelo, Carol e Dolores Silva in difesa, Pinto, Faria, Neto e Marquez in mezzo al campo, e davanti la coppia d'attacco, le due Silva, Jessica Silva e Diana Silva. È una squadra che nelle qualificazioni europee finora ha disputato soltanto due partite, vincendo 1-0 in Albania, pareggiando in casa 1-1 con la Finlandia, facendosi riprendere tra l'altro proprio al 90esimo. Anche per loro ovviamente l'obiettivo è guadagnare la qualificazione continentale, che per loro sarebbe la seconda dopo la prima storica ottenuta a Euro 2017. Ricordiamo che per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, sono quasi tutti favorevoli all'Italia: due sole sconfitte e 13 vittorie, le due più recenti proprio durante le ultime qualificazioni mondiali, e proprio in occasione del 3-0 di Firenze, era l'8 giugno 2018, le azzurre strapparono il biglietto per quel mondiale di Francia, che poi le ha rese appunto per tutti le ragazze mondiali, le ha fatte crescere a questi livelli tali da guadagnarsi appunto la convocazione, l'invito ad un torneo, abbiamo detto, così prestigioso. Dunque Italia che comincia con il pallone, con l'iniziativa dalla sua parte, il pallone per Bonansea che scambia con Girelli, ancora nello stretto le due, poi indietro per Boattin, perché sale subito la pressione della squadra portoghese, che lascia giocare le azzurre nella propria metà campo. Si fa vedere Cernoia, pallone scambiato con Bonansea, poi non si chiude il suggerimento in direzione di Boattin, c'è stata la chiusura di Borges. Cernoia perde palla, la va subito a tentare di recuperare, trova anche la deviazione dell'avversaria. Si trattava di Andrea Faria, che è al suo esordio con la nazionale maggiore portoghese. E comunque subito Sara, un'Italia che mi sembra voglia prendere in mano l'iniziativa. Sì, abbiamo visto già la preoccupazione del CT del Portogallo, Francisco Neto, tra l'altro un allenatore molto giovane per essere un selezionatore della nazionale, 38 anni per lui, è conosciuto dal Portogallo soprattutto per il suo schema libero, non è molto attaccato ai moduli ma al suo calcio libero, sta lasciando giocare in questi primi minuti l'Italia. Vediamo come si schiererà la formazione della CT Bertolini, se Girelli giocherà sulla linea mediana oppure dietro le due punte. Adesso il pallone di Guagni non ha raggiunto Sabatino che poi va in pressione sul difensore portoghese. Ha successo questo pressing dell'Italia, Rosucci prova a rimettere in mezzo, una deviazione, sporca il suo cross, e allora a buon gioco la difesa portoghese nel tentare di ripartire con Diana Silva, che però perde palla, torna ancora Rosucci a recuperare, poi il cross di Guagni in direzione di Sabatino, che lascia partire subito il destro, si trova sulla traiettoria Carol e concede il primo angolo all'Italia. È un'Italia che è partita appunto subito decisa. Ci
viene ancora riproposto il gran destro che era ben indirizzato di Daniela Sabatino. Dunque primo angolo per l'Italia, siamo al terzo minuto di gioco. Battuto corto, Bonazzè ha provato di tacco a far proseguire nell'area piccola la traiettoria del pallone, ha trovato però il muro della difesa portoghese. Poi Gama ancora si rimane lì nei pressi dell'area portoghese, poi pallone spazzato, manovrato da Jessica Silva, la stella della squadra, attaccante dell'Olympique Lione. Portogallo che fa fatica a impostare, perché l'Italia invece va a pressare altissima. Adesso trova un po' di spazio, c'è Marquez che manovra in direzione di Borges, che fa proseguire per Diana Silva. Ancora Borges, il pallone indietro per lei in orizzontale, poi per Faria, contrastata, recupera Marquez, finisce a terra, guadagna il calcio di punizione. Questo l'intervento al replay, Sara, mi è sembrato anche discutibile il tocco fischiato dall'arbitro messicano Francia Gonzalez. Certamente involontario è stato il tocco, se c'è stato da parte, esatto, di Cristiana Girelli, e lei ha ovviamente protestato, anche perché questa è una punizione da buona posizione per il Portogallo. Sulla palla c'è Claudia Neto, un'altra delle stelle certamente, sì, di questa nazionale. La capitana di questa squadra, 126esima presenza per lei con la maglia della nazionale, gioca nel Wolfsburg. Lei appunto e Jessica Silva sono le giocatrici più talentuose. Va lei il pallone che spiove in mezzo all'area, la conclusione, c'è una, chiede un tocco e dunque l'angolo. Jessica Silva si è salvata l'Italia, perché era insidioso quel pallone che ha rimbalzato proprio nei pressi dell'area piccola. Adesso Bonanzea non riesce a controllarlo. Boatin con calma gira per Salvai, che attende troppo, si fa venire sotto l'avversaria, poi arriva in suo soccorso Boatin, poi Gama, Guagni. Ancora un fallo su Diana Silva. Da parte di Daniela Sabatino. Qua intanto rivediamo l'azione precedente e poi la conclusione finita alta. Borges centralmente, il tentativo di anticipo di Gama, si allontana Salvai, rincorre Dolores Silva, ci sono tre Silva in campo, terzino sinistro Dolores Silva e poi le due attaccanti Jessica e Diana. Si sta vedendo dal modulo dell'Italia che Cristiana Girelli praticamente gioca leggermente dietro alle due punte Bonansea e Sabatino, e quindi il modulo scelto dalla CT Bertolini non è il 4-4-2 ma il 4-3-1-2, questo lo possiamo dire. Da un punto di vista di gioco certamente l'Italia è più fluida rispetto al Portogallo, che ci ha messo in difficoltà fino a questo momento soltanto dagli sviluppi di un calcio di punizione. Milena Bertolini scambia opinioni con i suoi assistenti in panchina. Tanto l'Italia guadagna questo calcio di punizione. Questo invece è il tecnico del Portogallo, Francisco Neto. Apertura in direzione di Guagni, che va a cercare il taglio di Sabatino. La chiusura in fallo laterale di Carol Costa.
Italia guagni verso Girelli, il suo controllo non è dei migliori. E allora Marquez pronta subito a far ripartire l'azione, ma recupera Cernoia. Guagni in pressione su di lei, difende bene il pallone ma è costretta ad arretrare. Chiama finché riesce, con grande esperienza, a chiamare al fallo l'avversaria e a guadagnare spazio per rilanciare subito in profondità. Non è riuscito l'aggancio acrobatico a Barbara Bonansea. Pinto. Rebello. Poi Dolores Silva. Marquez. Pallone all'indietro per Ines Pereira. Classe 99. È diventata lei la titolare tra i pali della squadra portoghese. Anna Borges in scivolata. Sabatino la ferma. La rimessa questa volta è dell'Italia. La formula del torneo prevede che la vincente di questa sfida incontrerà poi la Nuova Zelanda, che ha battuto ai calci di rigore il Belgio, una partita combattutissima. Belgio che ha trovato il pareggio all'89esimo, poi c'è stata la lunga sequenza dei rigori, all'ottavo rigore ha prevalso appunto la Nuova Zelanda. Quindi la vincente di questa sfida incontrerà la Nuova Zelanda, la perdente il Belgio. La vincente ovviamente avrà la strada aperta verso la semifinale e poi la finale, mentre invece la perdente dovrà conquistare una posizione tra il quinto e l'ottavo posto. Questa è la formula del torneo. Gama. Guagni. Pallone per Rosucci, un rimpallo. Prova ad arrivarci Girelli. Ancora un rimpallo, questa volta è favorevole a Cristiana Girelli, che si impegna nel duello con Dolores Silva. Prova a proteggere, a guadagnare anzi l'angolo. Non ci riesce. Allora invece il Portogallo prova a ripartire, ma ferma tutto Sabatino. Adesso il taglio di Boattin in area. Probabilmente il pallone è uscito, non ha trovato la deviazione. Lisa Boattin. Peccato davvero, perché era stato un assist perfetto da parte di Valentina Cernoia. Ci avevano regalato le portoghesi una palla davvero interessante, sulla quale era stata molto brava Daniela Sabatino, ed è un peccato perché solitamente Elisa Boattin da quella posizione tira con il sinistro, che è il suo piede migliore. Adesso sembra anche che si sia fatta male, infatti si sta toccando la coscia sinistra. Intanto il Portogallo prova a ripartire con questo pallone in velocità per Jessica Silva, ma scivola e si è fatta anche male cadendo. Problema alla caviglia sinistra. Da come guarda la panchina, vediamo intanto cos'è accaduto. È scivolata proprio, ha perso l'appoggio, anzi già questo gesto non indica nulla di buono. Dice è finita. Sembra sì. Indicare. Eh sì. Beh, mi viene subito da pensare il problema alla caviglia della giocatrice portoghese. Mi riporta alla mente cosa dobbiamo fare a meno noi oggi di una giocatrice davvero importante, di Manuela Giuliano, che ha avuto un problema alla caviglia negli scorsi giorni mentre c'era il ritiro dell'Italia, e la CT Bertolini certamente ne deve fare a meno oggi, probabilmente però anche nelle prossime sfide. Adesso valuteranno i medici quello che è successo a Manuela Giuliano. Certo, per noi è un'assenza davvero importante e pesante, non soltanto sul centrocampo ma proprio a livello di squadra.
Ricordiamo ovviamente che Emanuela Giuliano poi salterà, dovrà saltare, no, alla prima, di nuovo quando si riprenderà le gare di qualificazione europea, espulsa contro Malta nel finale per doppio giallo. Dunque bisognerà ovviamente anche valutare, testare una squadra senza la presenza della fortissima centrocampista della Roma, che nelle ultime uscite aveva avanzato di molto il suo raggio d'azione, no? Ricordiamo gli esperimenti per trasformarla quasi in un trequartista incursore, che avevano dato ottimi risultati. Certo, il livello delle squadre che l'Italia ha affrontato finora nel cammino di qualificazione europea è decisamente più basso rispetto alle partecipanti a questo torneo, e come dicevamo è proprio per questo motivo che è importante che l'Italia sia qui a testarsi contro nazionali di livello molto maggiore. Intanto Rosucci, il destro secco, troppo centrale. Bella azione ancora una volta però da parte dell'Italia. Se ci muoviamo con velocità riusciamo certamente a mettere in difficoltà le giocatrici portoghesi. Stiamo sentendo anche, forse perché ci sono pochi spettatori allo stadio, stiamo sentendo direttamente le parole della CT Milena Bertolini. Dice: giochiamo veloce 1-1, cerchiamo di velocizzare, soltanto così le riusciamo a mettere in difficoltà, e ci hanno dimostrato che è proprio così. Adesso addirittura nel centrocampo delle portoghesi c'è anche Saragama. Il cross di Guagni aveva caricato il destro Girelli, non le è arrivato il pallone. Italia rimane lì, Boattin ancora per la testa di Girelli, che non riesce però a colpire. Marquez adesso, Girelli, ricordiamo 16 gol in altrettante giornate del campionato di Serie A. E lei la capocannoniera della massima serie. Adesso vediamo se si concretizzerà il cambio. Infatti sì, con il numero 18 entra Carolina Mendes. Dunque il Portogallo perde subito una, ne abbiamo parlato, insomma, una delle sue giocatrici più forti. Tiana Silva adesso non controlla, Salva in verticale. Rosucci non controlla, Galli, Gama. Pallone per Bonansea, la ferma Borges. Poi è Salvai a prendere bene il tempo a Diana Silva. Dalla parte opposta, Guagni, Galli per Rosucci. Smista sulla corsia laterale dove attendeva Boattin. Adesso leggibile questo pallone indirizzato verso Girelli. Colpo di testa di Salvai che travolge però Diana Silva. Calcio di punizione per il Portogallo. Nelle altre partite, diciamo dall'altra parte del tabellone, c'è stata la vittoria in rimonta della Norvegia sulla Danimarca e la vittoria di misura della 1-0 della Germania sulla Svezia. Dunque la prima semifinale sarà Germania-Norvegia. Marquez. Boattin indietro per Giuliani. Galli. Bene, incontro Sabatino. Da Cernoia a Gama. Salvai. Prova il lancio in direzione di Girelli che mette giù benissimo. Poi centralmente per Sabatino. Bonansea, tutto nello stretto. Bonansea, tre avversarie su di lei. Apre perfettamente per Cernoia, il sinistro di Cernoia. Bloccato da Ines Pereira. Questa è stata davvero una bella combinazione.
portato il pallone sul sinistro. Valentina Cernoia, 6 gol per lei in campionato. Intanto siamo dalla parte opposta. Neto, un tocco di mano probabilmente nel controllo. Calcio di punizione per l'Italia. Non l'ha presa bene la capitana portoghese. Ma intanto l'Italia riparte con Galli, Gama. Salvai a Boattin, di prima intenzione verso Girelli, anticipata. Neto, costretta a decentrarsi, su di lei torna Boattin che prova a eludere la pressione di Diana Silva. Guadagna la rimessa. Colpo di testa di Marquez, poi il pallone per la nuova entrata Mendes che finisce per perderlo, pronta ad allungare la falcata Guagni, duello in velocità, se ne va Alia Guagni, si allunga però troppo il pallone, ha sbagliato l'ultimo controllo, si era fatta largo e allora riparte il Portogallo con Mendes che adesso si avvicina all'area, anche lei però non ha un controllo semplice. Poi Silva, la conclusione sul fondo. Non c'è stata deviazione. Alla fine una serie di rimpalli. Il pallone era finito alla numero 16. Il Portogallo che ha delle vampate improvvise. Si accende. La seconda conclusione insidiosa verso la porta di Laura Giuliani. Beh, ma questa azione gliel'abbiamo praticamente regalata noi, dobbiamo stare molto attenti a sottovalutare la velocità e la furbizia di Claudia Neto, perché ha fatto un passaggio all'indietro Aurora Galli, cercava la sua compagna di squadra Lisa Boattin, in realtà si è inserita la numero 7 del Portogallo e da lì proprio è nata questa azione pericolosa per il Portogallo, la prima vera azione per la formazione del CT Neto. E adesso sulla corsa viene servita Diana Silva, non ci sono compagne in area, allora attende le sue finte. La tiene lì, Salvai, poi pallone centrale. Alla fine esce bene Galli per Rosucci, su di lei Dolores Silva, che però esagera nel contrasto. C'è questa maglia nuova, perché le azzurre ormai ci avevano abituato a giocare in verde nelle ultime partite di qualificazioni europee. Oggi c'è questa maglia particolare bianca, infatti le ragazze, molte ragazze della CT Bertolini le hanno postate anche sui social, erano felici di indossare una maglia nuova. Diciamo che sono colori che si avvicinano già più alla tradizione. Il pallone per Marquez, prova a mettere in movimento subito Silva, si è girata senza neanche guardare, alla fine Salvai ha allontanato. Rebello, poi da Carol a Dolores Silva, adesso Mendes a caccia del pallone, non ci riesce, Cernoia per Boattin, c'è un po' di spazio forse per provare ad affondare, si ferma però Lisa Boattin, restituisce il pallone a Cernoia che prova il cambio di gioco. Salvai, Gama,
Palla in profondità, era venuta incontro Girelli. Adesso l'anticipo di Gama, sceglie bene il tempo, rallenta l'azione portoghese che riparte da Rebelo. Carol, ancora lei viene in avanti. Borges, visto il taglio di Silva, era finita però in fuorigioco, è salita bene la linea difensiva dell'Italia, lasciato al di là la numero 16 portoghese. Vedete proprio lo scatto in avanti di Cecilia Salvai, si era un po' attardata Sara Gama, ma il gioco è riuscito. Adesso Rebelo respinge questo lancio. Guagni, Gama, Guagni, l'anticipo di Dolores Silva, questa volta è vincente. Mendes, costretta a tornare sui suoi passi. Carol, indietro addirittura al suo portiere. Prova la battuta lunga. Pallone controllato da Faria, poi Neto. Boattin approfitta di un'imprecisione. Salvai. Siamo a metà del primo tempo. L'Italia che prende l'iniziativa, ma è una partita equilibrata perché in realtà le due occasioni più insidiose le hanno avute proprio le portoghesi. Provano ad approfittare di qualunque incertezza. Girelli per Guagni. Sabatino, lo stop, spalla alla porta. 12 gol per Daniela Sabatino, attaccante del Sassuolo. Adesso il suggerimento per Rosucci, che entra in area, finisce a terra nel contrasto con Carol. Non c'è nulla, dice la signora Gonzalez. Poi una rimessa regalata all'Italia. Vedete ancora Martina Rosucci. Tanto rivediamo da questa inquadratura, presa in mezzo fra Dolores Silva e Carol. Forse ha accentuato un po' la caduta. Guagni adesso per Girelli. Pallone che rimane in campo, lo gioca Silva. Poi Carol indietro al suo portiere. Colpo di testa di Gama. Rosucci. Girelli. Guagni in anticipo, Bonansea. Poi Galli. Pallone perso, Neto. Faria. Direzione di Silva, sceglie bene il tempo per l'anticipo Boattin. Pinto, Carol. Neto. Dolores Silva. Pinto. E poi Borges. Scambio ancora in orizzontale con Marquez. Borges può provare a puntare l'area, le passa davanti Boattin, molto attenta. Il lancio di Giuliani è però preda ancora delle ragazze portoghesi. Marquez, l'aggancio molto elegante di Neto. Borges, Silva. Borges si prepara per il cross, respinto da Saragama. Si lamenta Borges, ma Saragama aveva le braccia attaccate al busto. Girelli,
si parte proprio dalla capitana, Salvay. Non sta affondando in questi primi 30 minuti, Cristiana Girelli, è un po' lei la giocatrice che ci sta mancando nella fase di finalizzazione, perché solitamente è quella che velocizza gli attacchi finali. Adesso vediamo che si sta muovendo in velocità, però in questa prima parte del primo tempo certamente ci è mancata lei. Boattin, Salvay, Rosucci di prima intenzione per Boattin, anche lei di prima intenzione al cross un po' troppo arretrato, allontana Dolores Silva, riprende Girelli, colpo di testa addirittura di Diana Silva in copertura, poi il fallo di Marquez su Cecilia Salvay. In gol proprio in quel Italia-Portogallo che ricordavamo, il suo modo storico per il movimento femminile, lì l'Italia guadagnò il biglietto per Francia 2019. Segnarono proprio Girelli e Salvay in apertura, poi nei minuti di recupero chiuse i conti Bonansea. Dicendo la signora Gonzales, si sta raccomandando di tenere le braccia aderenti al corpo, anche se siamo lontanissimi dall'area. Cernoia a battere questo calcio di punizione, chiama lo schema, va con il suo sinistro, pallone che spiova in area per la testa di Girelli, Sabatino si gira e poi il salvataggio sulla linea da parte di Mendes. Qualche dubbio sulla posizione di Sabatino, vediamo come prosegue il gioco. Sì, era in fuori gioco. Peccato che l'ha presa male, Daniela Sabatino, l'ha colpita quasi più con l'interno piuttosto che con il collo, altrimenti questo sarebbe stato gol, perché non avrebbe avuto scampo neanche la giocatrice portoghese. Poi c'era posizione di fuori gioco, ovviamente, però sì, sarebbe stato ovviamente un gesto bello tecnico, anche perché solitamente è da lei. Boattin, Galli, Gama, lunga la falcata Saragama, poi si ferma, prova a scodellare, Rosucci si intromette soltanto per un attimo, però riparte il Portogallo con Diana Silva, su di lei in pressione Salvay, ma irregolarmente, calcio di punizione per la squadra di casa. Come giudichi questo ritorno di Cecilia Salvay al centro della difesa finora, Sara? Beh, si vede, inizialmente era molto emozionata, tra l'altro l'abbiamo vista anche agli inni, ha mostrato questo smalto azzurro forse proprio per festeggiare il ritorno in nazionale dopo 11 mesi, le mancava, l'aveva detto anche lei, adesso vediamo, sta tenendo bene la difesa, anche perché abbiamo concesso poco. E quando il Portogallo, adesso sarà questo calcio di punizione, quindi si mostrerà di nuovo, ci metterà probabilmente di nuovo in difficoltà, quando il Portogallo è arrivato davanti, è arrivato perché prima le avevamo concesso un calcio di punizione da buona posizione e poi subito dopo un errore da parte di Aurora Galli ha concesso a Claudio Aneto di far ripartire la sua formazione fino ad arrivare a un altro tiro insidioso. Sono state queste le due azioni più pericolose del Portogallo, perché poi alla fine ha creato poco la formazione di casa, che adesso prova a sfruttare questo calcio di punizione. Sistema con cura la barriera Laura Giuliani, sentite un passo piccolo un po' più a sinistra, e ci dobbiamo abituare a questi effetti perché anche nel calcio maschile li sentiremo spesso nelle prossime giornate.
ahimè, con le porte chiuse ovviamente c'è almeno la possibilità di seguire davvero cosa si dicono gli atleti in campo. Intanto esce con i pugni, male però Laura Giuliani, e il Portogallo passa in vantaggio. Vediamo se qualcuno l'ha toccato il calcio di punizione. Si lamentava Laura Giuliani, chiedeva una carica. È stata... andiamo a rivedere adesso. Forse Diana Silva è riuscita a sfiorarlo. A sfiorare il pallone calciato da Dolores Silva, mi sembra di sì. È uscita male anche il portiere Laura Giuliani, ma certamente lo avevamo detto prima che il Portogallo battesse questo calcio di punizione. Da calci da fermo, da calci piazzati, le portoghesi ci hanno messo in difficoltà fin dall'inizio della partita. Per il resto il pallino del gioco lo teniamo noi e dobbiamo sfruttare tutto quello che creiamo, perché facciamo girare molto la palla ma stiamo verticalizzando poco perché ci manca Cristiana Girelli. Non arriviamo al tiro, ahimè. C'è qualcosa da rivedere. Tanto il Portogallo dunque in vantaggio. Boatin, Salvai, Gama, Guagni. Boatin, Bonansea, anche lei si è vista poco finora. Bonansea prova a girarsi, finisce a terra, guadagna il calcio di punizione. Le proteste di Anna Borges, si avvicina minacciosa all'arbitro Gonzales, già battuto. Bonansea. Cernoia di prima, mette in mezzo in maniera troppo frettolosa, però bisogna lavorare il pallone con lucidità. Guagni per Gama. Il fallo fischiato a Rosucci. Sentite come sta urlando la CT Bertolini, non so se nei confronti dell'arbitro per questa decisione o se nei confronti delle ragazze, perché ovviamente anche lei starà chiedendo qualcosa in più e si è accorta certamente, perché è questo che chiede continuamente, l'abbiamo visto nelle partite di qualificazione, di velocizzare il gioco, perché noi giochiamo meglio certamente del Portogallo. Rosucci per Galli. Avanza lei, si propone a sinistra Boatin, va invece da Girelli. Pallone che arriva per il cross per la testa di Sabatino, ma siamo sempre in netta inferiorità numerica in mezzo all'area. Adesso a caccia del pallone arpionato da Mendes. Poi Gama, Rosucci. Su di lei Faria, Gama. Credo che sia stata sfavorita dal rimpallo, no, dall'espressione della portoghese. Direi che la rimessa è stata assegnata all'Italia. Si fa vedere Galli. Pallone indirizzato a Bonansea, di ritorno per Guagni. Subito il rovesciamento, esce Giuliani, non si fida Salvai. Era uscita dalla propria area Laura Giuliani. L'impressione è che non avesse scelto alla perfezione il tempo dell'uscita. E allora Salvai, fallo laterale. Neto prova a girarsi. Poi si appoggia su Marquez. Dietro per Carol Borges. Vado ad attaccare Sabatino, sguscia via Borges, ma deve arretrare. Rebello indietro, si riparte da Ines Pereira.
colpo di testa di Cernoia. Rebello. Borges, un errore, non aggancia. E allora proviamo a ripartire con questa rimessa laterale sulla tre quarti avversaria. Boattin si avvicina a Sabatino. Boattin va su Girelli. Guagni. Parte il traversone per la testa di Sabatino, anticipata, un'incertezza stava per favorire Cernoia, che ha provato ad andare al tiro. Non è riuscita a colpire bene, pallone sul fondo. Tanto qua rivediamo Dolores Silva che calcia e la deviazione impercettibile di Diana Silva, ma il problema appunto è che aveva scelto male il tempo dell'uscita. Laura Giuliani. Neto, avanza lei, dà un'occhiata, larga per Diana Silva, non controlla, Boattin, ancora le sue finte, poi si appoggia su Salvai che sbaglia, Neto, ancora lei, in area, in mezzo, lascia scorrere Giuliani, dalla parte opposta Faria, la insegue Rosucci, la ferma e fallo laterale, guadagna anche la No, sembrava che avesse guadagnato la rimessa, infatti si è stupita anche lei. L'ultimo tocco è stato suo, ha deciso l'arbitro. E allora Dolores Silva con le mani verso Mendes, che però ha spintonato la sua avversaria per liberarsi. Siamo già ripartiti, Boattin. Ma gli sgoccioli del primo tempo, 40esimo, Italia è sotto per il gol di Mendes al 34esimo. Galli per Bonansea, poi Rosucci, Girelli può provare a far partire un destro a giro che però colpisce male il pallone che si alza sul fondo. Prende tutto il tempo a sua disposizione Ines Pereira, invitata dalla signora Gonzales a rimettere in gioco il pallone. La pressione di Guagni su Mendes. Carol, poi Rebello. Rimani di più. Tanto Sabatino prova ad avventarsi su questo avventuroso retropassaggio. Faria se la cava, guadagna il calcio di punizione. Dicevi Sara? No, diceva Milena Bertolini più che Sara, diceva rimani di più, dobbiamo restare più alte perché così le mettiamo in difficoltà, loro sbagliano come abbiamo sbagliato noi in difesa, possono certamente sbagliare loro e quindi dobbiamo pressarle e metterle in difficoltà. Tanto il lancio lunghissimo di Carol per la testa di Silva, poi allontana Sara Gama. Mendes in palleggio, sempre verso Silva. Finisce giù, non c'è fallo, può ripartire l'Italia con Cernoia. Avanza Cernoia, atteso un po' troppo per liberarsi del pallone, adesso Neto. Il pallone è uscito però, non è riuscito a tenerla in campo Faria. Palla per Sabatino, poi allontana Carol, sempre verso Mendes, alla meglio Boattin. Lotta molto Daniela Sabatino. Salvai, scusate. Prego. Là davanti è un po' sola, perché non soltanto non la sta aiutando Cristiana Girelli, ma anche Barbara Bonansea in questo primo tempo ha toccato
davvero pochi palloni. Ricordiamo, ovviamente non l'abbiamo detto dall'inizio, che ci sono delle giocatrici importanti che sono assenti da questo torneo. Mi riferisco ovviamente alle giocatrici e alle calciatrici del Milan. In particolare per l'attacco ci avrebbe fatto molto comodo Valentina Giacinti. Sì, sono rimaste in Italia per sempre per l'emergenza sanitaria, insomma, legata al coronavirus. Le ragazze del Milan, anche se c'è una ragazza dell'Inter, Stefania Tarenzi. Dolores Silva. Per chiudere il discorso su Stefania Tarenzi, arriva addirittura da una zona sì, rossa, ovviamente ha creato anche qualche dubbio, qualche preoccupazione. Nonostante questo ha voluto esserci ed essere con le azzurre in questo torneo importante internazionale. Ha apprezzato molto il suo gesto anche la CT Bertolini. Arriva da Lodi, l'attaccante dell'Inter, e quindi per lei non deve essere stato per niente facile. Ovviamente sarà stata testata sicuramente per essere poi aggregata al gruppo delle convocate. Intanto l'Italia guadagna questo calcio di punizione, siamo agli sgoccioli del primo tempo. Guagni, pallone in aria però irraggiungibile da tutte le sue compagne, pallone che invece ha raggiunto Neto. Adesso il Portogallo prova a ribaltare l'azione, brava in questo caso Galli ad ostacolare l'impostazione. Cernoia, si fa vedere Boattin a sinistra, riceve lei, ancora Cernoia, fa partire il sinistro, sempre a cercare la testa di Girelli, ma ha trovato quella di Carol, recupera Rosucci, Bonansea, Gama, alla fine un destro più di alleggerimento che altro. Sul fondo un minuto di recupero già iniziato. È un'Italia che fatica ad andare al tiro. È arrivata addirittura dalle retrovie Sara Gama, che sta correndo molto, ha speso molto in questo primo tempo per cercare di aiutare le compagne, per arrivare addirittura fino al tiro. Una centrale come lei, insomma, non è proprio il suo ruolo quello di arrivare dalla difesa fino al limite dell'area di rigore. Questo no, è un sintomo che qualcosa evidentemente non sta funzionando. Tanto Neto, palla per Mendes, era però in fuorigioco, prontamente segnalata dal prima assistente, signora Rensch del Suriname. L'altra assistente, anche lei messicana come l'arbitro, Karen Diaz. Arriva proprio adesso il duplice fischio della signora Gonzalez, che manda dunque le squadre negli spogliatoi. L'Italia ci va in svantaggio di un gol messo a segno da questa ragazza, al numero 16 del Portogallo, Diana Silva, al 34esimo. Insomma, abbiamo detto, Sara, che c'è evidentemente qualcosa da mettere a posto nei meccanismi del gioco azzurro, e adesso lo farà Milena Bertolini nel corso dell'intervallo. Noi lasciamo la linea allo studio di Franco Lauro, la riprenderemo poi per seguire il secondo tempo di Portogallo-Italia, esordio delle azzurre nel torneo dell'Algarve. Allora riprendiamo la linea mentre sono ancora in corso le fasi, diciamo, durante l'intervallo di riscaldamento. L'Italia è rimasta tutta in campo e ci è sembrato di vedere da queste immagini che abbiano accelerato le operazioni. Eccolo, le due atlete che vedete inquadrate, cioè sono Stefania Tarenzi, l'attaccante dell'Inter, e Elena Linari, invece il difensore dell'Atletico Madrid, lo ricordavamo, quella che è finita in panchina per il ritorno da titolare di Cecilia Salvai. Chissà che non siano queste le due mosse di Milena Bertolini. In effetti, sia in difesa che in attacco c'è più di qualcosa da registrare. Adesso sta rientrando in campo invece il Portogallo, un Portogallo che è stato davvero convincente, ha contenuto un po', non possiamo neanche dire le sfuriate iniziali dell'Italia, perché non sono state sfuriate, è stata un'Italia che ha provato a prendere l'iniziativa ma non ha, di fatto non è mai riuscita ad impensierire
Il portiere Ines Pereira, autrice di un paio di parate, ma insomma tiri centrali, ordinaria amministrazione, e invece un paio di campanelli d'allarme erano suonati dalle parti di Laura Giuliani prima del gol poi messo, realizzato da Diana Silva al 34esimo. Adesso appunto c'è da vedere come ripartirà l'Italia, con che piglio affronterà questa ripresa. Un'Italia che, lo ricordiamo, e poi insomma dopo questo torneo dell'Algarve ripartirà anche sul cammino delle qualificazioni europee. Due appuntamenti ad aprile: Italia-Israele il 10 aprile a Udine, poi la trasferta in Bosnia il 14, e poi il Red der Nationen, il doppio confronto con la Danimarca, 9 giugno 22 settembre, prima in Italia poi in Danimarca. Lì si deciderà la qualificazione diretta all'Europeo del prossimo anno. Ed è anche per questo, e soprattutto per questo, che l'Italia sta affrontando un torneo del livello dell'Algarve Cup con nazioni, diciamo, l'elite del calcio europeo: Germania seconda nel ranking mondiale, campione olimpico in carica, la Svezia quinta del ranking mondiale, semifinalista al mondiale bronzo a Rio, all'Olimpiade di Rio, poi la Norvegia dodicesima, la stessa Danimarca sedicesima. E dunque, diciamo, appunto è per questo che l'Italia si sta preparando, e certo però questo primo tempo non sta dando grandi indicazioni. Ma ci sono le sostituzioni subito, anche perché manca dalla difesa una giocatrice, Cecilia Salvai, quindi probabilmente già dal primo minuto della ripresa entrerà Elena Linari, c'è la lavagnetta luminosa pronta, adesso vedremo se l'Italia effettuerà la sostituzione. È stato inquadrata l'arbitro, la signora Francia Gonzalez, eccolo infatti il cambio, entra, esce Cecilia Salvai ed entra con il numero 5 Elena Linari, dunque riprende il suo posto accanto a Saragama, coppia che ha avuto modo di collaudarsi, ha subito subito appunto il battesimo del fuoco al mondiale, ma che battesimo, se l'è cavata benissimo Linari. Vediamo adesso se riuscirà a dare un po' più di sicurezza anche alla difesa. Intanto il primo cross e poi un destro di alleggerimento di Galli. Ovviamente lo ricordavamo, insomma, il lungo infortunio che ha tenuto fuori Cecilia Salvai. Anche lei ha bisogno di riprendere confidenza anche con la maglia azzurra, lo ha fatto e come già in campionato con la Juventus. Ma la sosta, lo stop è stato davvero lungo. C'è un tocco anche di Bonansè, allora la rimessa è del Portogallo, con Dolores Silva, autrice dell'assist per il gol di Diana Silva al 34esimo, un calcio di punizione battuto proprio per la testa della numero 16. Adesso Girelli che lascia Bonansea, troppo lenta però la manovra e anche la, diciamo, le scelte. C'è la possibilità di leggerle bene per la difesa portoghese, di andare a chiudere. La rimessa di Guagni, troppo corta. Il pallone in direzione di Mendes, lo difende bene, c'è la pressione di Gama. Esce però il Portogallo da questa situazione, ancora con Mendes, che smista su Neto. Centralmente per Faria. Borges se la deve vedere con Cernoia, che non la lascia passare, allora torna indietro da Rebelo. Carol verso Neto, l'anticipo di Guagni, recupera Dolores Silva, Faria, Neto si accentra, Faria
poi recupera l'Italia. Gama. Sabatino sbaglia l'appoggio. Marquez si intromette, costringe al fallo la stessa Sabatino. Una sola ammonita finora. Tatiana Pinto nel primo tempo. Adesso maglia tirata di Marquez che finisce a terra. Concentrazione negli occhi di Laura Giuliani. Ancora dolore spinto a battere. Tutte le giocatrici radunate centralmente davanti all'area di rigore dell'Italia. Si allontana l'arbitro. Ma con il destro, dolore spinto, ancora un pallone che spiove, c'è un fallo in attacco però. Allora l'Italia può ripartire. Ricordiamo, Sara, anche no, le difficoltà avute dall'Italia quando è ripartita dopo i mondiali all'inizio del cammino di qualificazione europea. Il calendario le ha proposto 3 trasferte, tutte appunto su campi decisamente agli antipodi, no? Rispetto alle atmosfere che c'erano al mondiale. E ricordiamo come le stesse ragazze poi, col senno di poi, abbiano ammesso di aver un po' sofferto, no? Questa differenza di contesto. E qui siamo in un contesto simile, chissà che davvero anche questo un po' non possa influire. Quando poi siamo tornati con le gare in Italia si è vista tutta un'altra squadra. Cernoia. Suggerimento a tagliare il campo per Bonansea. Poi appoggia Boattin. Pallone ancora per Bonansea. Il controllo, la finta. Mette a sedere Borges. Si rimane ancora lì però. Bonansea deve girarsi. Non la molla Borges. Alla fine riesce ad andare al cross. Arriva Guagni. Cernoia. Il suo sinistro si perde sul fondo. Metà fra un tiro e un cross. Scuote la testa anche Valentina Cernoia. Quanto è costretta a salire Sara Gama? Ancora lo sta facendo, come ha fatto nel primo tempo, lo fa anche adesso. Arriva fino alla tre quarti campo, addirittura più su, fino al limite dell'area di rigore, per cercare di aiutare le compagne a riuscire ad arrivare almeno al tiro. Certamente ancora sta continuando a mancare qualcosa, manca qualcosa sul centro del campo, dove ricordiamo è assente per infortunio Manuela Giuliano. Ci dobbiamo aspettare qualcosa in più anche dal fulcro, che sarebbe Aurora Galli. Anche lei è un po' mancata nel primo tempo con le sue iniziative, ma certamente è là davanti che fatichiamo molto. Linari. Adesso si fa pressare da Diana Silva e sbaglia anche lei l'appoggio. Adesso prova a rimediare. Rebello. Carol. Spedisce direttamente in fallo laterale. Scura in volto ovviamente Milena Bertolini. Ricordiamo le 2 vittorie di goleada con le quali l'Italia aveva chiuso appunto il 2019. 5-0 a Malta, 6-0 alla Georgia, ma lo ripetiamo ancora, il livello in questo torneo si impenna. Neto. Passa davanti a Gama Mendes. Gama va a chiudere Linari. Perfetta la sua scelta di tempo. Poi esce palla al piede. Rosucci. Guagni.
palla per Girelli. Andata in fallo laterale da Carolle, il fischio della signora Gonzalez. Alia Guagni con le mani. Non si intende con Rosucci, pallone regalato al Portogallo, e anche questi sono errori ovviamente da non commettere. Silva. Palla per l'inserimento di Borges, bella questa combinazione. Arriva Galli in mezzo all'area a spazzare, poi ancora un pallone fermato da Agama, Rosucci, Cernoia. In avanti lei, adesso è sbilanciato il Portogallo, è spezzato a metà. Girelli. C'è poco movimento, Girelli scambia con Bonansè, ancora Girelli, Sabatino è sempre circondata da almeno tre avversari, riesce a scaricare ancora su Girelli, Bonansè non può liberare il destro. Respinto da Pinto il suo tentativo di cross, poi Borges. Però vedi, se riusciamo a ragionare e a non farci prendere dalla foga, riusciamo ancora a creare delle azioni importanti che ci possono far arrivare fino all'interno dell'area di rigore. Certo, ci manca la precisione e ci manca ancora la velocità. Girelli, Bonansea, apre per Cernoia, vediamo se riesce a liberare il sinistro. Sì, murato però da Dolores Silva. Guagni, palla per Bonansea che era passata. È stata forse sorpresa lei stessa, non si aspettava che quel pallone passasse. Le è rimbalzato davanti e non è riuscita ad addomesticarlo. Gama. Nel duello con Neto, perde palla Gama. Neto ancora, poi costringe al fallo. Yaya Galli. Che davvero è il motore di questa squadra. Claudia Neto. Classe 88, 126esima presenza per lei con la nazionale maggiore. Ci è andata bene in questo caso, perché comunque Saragama aveva perso la palla, è intervenuta da dietro su Claudia Neto. L'arbitro ha concesso al Portogallo di proseguire nel gioco. Se lo avesse fermato, non so quale cartellino avrebbe tirato fuori nei confronti del nostro capitano. Boattin. Non aggancia Bonansea, alle sue spalle Girelli. Bonansea. Vede l'inserimento in mezzo all'area di Sabatino, ha provato a servirla, troppo potente. Stava arrivando anche Cernoia. Pallone a metà strada di fatto tra Sabatino e la corrente Cernoia. Colpo di testa di Rosucci adesso. Non a Diana Silva. Neto. Dolores Silva. Ancora Neto. Scambio tra le due. Pallone d'esterno poi per Mendes. Buona l'idea. Ha intuito Giuliani. Adesso un passaggio troppo profondo per Galli. In scivolata però va a contrastarla Dolores Silva. Guadagna il calcio di punizione l'Italia. Galli. Sabatino. Rosucci. Guagni. Larga a destra c'è Cernoia. Viene servita. Pallone di ritorno per Guagni che va al cross. Il colpo di testa di Girelli. Era riuscita finalmente a impattare il pallone. Non è riuscita a darle forza. Finalmente una combinazione in velocità. Il colpo di testa di Girelli è stata costretta a colpire da ferma in torsione. Bello anche il cross da parte di Alia Guagni. Di prima intenzione.
ma l'Italia rimane lì. Rimessa laterale, si fa vedere Sabatino, riceve lei, controllo così così, finisce per perdere palla. Borges poi astutamente va a procurarsi la rimessa dal fondo. Speriamo che questo colpo di testa abbia sbloccato definitivamente Cristiana Girelli e che adesso riesca a mettere in difficoltà il Portogallo. Le dobbiamo aggredire, sono questi i minuti giusti, perché altrimenti più passa il tempo e più il Portogallo comincia a crederci davvero a questa vittoria. Invece non dobbiamo permetterglielo, almeno fino a quando ne abbiamo l'opportunità. Colpo di testa di Galli, parla per Bonansea, bello adesso il pallone per Cernoia, Cernoia va con il destro, non è il suo piede preferito. Forse poteva ragionare un po' di più Sara su quel pallone. Sì, ha voluto tirare di prima intenzione, probabilmente la posizione era davvero buona con il destro. Valentina Cernoia ha mandato la palla ovviamente fuori di molto, forse rivederla se si fosse fermata e si fosse sistemata la palla sul sinistro, staremmo parlando di un'altra cosa adesso. Non aveva pressione addosso, certo, insomma, è facile parlare da qui. Dolores Silva, palla per Marquez. Adesso un retropassaggio avventato, non ci arriva a Borges perché la doppia Bonansea. Vediamo però che Pereira riesce a evitare di concedere l'angolo. Un solo calcio d'angolo finora battuto dall'Italia proprio nei primi minuti di gioco. Dolores Silva parla per Mendes che si gira, ferma tutto Linari, poi affida Bonansea. Adesso c'è spazio per provare ad affondare, non riesce però a passare Bonansea nel contrasto con Borges. Forse è arrivato il momento di fare una sostituzione anche là davanti per cercare di dare respiro al nostro attacco, perché adesso abbiamo ricominciato a costruire il gioco, servirebbe davvero quella giocatrice che riesce ad andare al tiro con più convinzione. Cernoia, buono il pallone per Guagni, c'è solo Sabatino in mezzo all'area, la va a cercare Cernoia, ha trovato però la chiusura in anticipo di Rebelo. Ancora Guagni, il cross l'alza questa volta, colpisce di testa Sabatino che ha anticipato la stessa Girelli. Sul fondo. Però adesso quantomeno ci avviciniamo alla porta avversaria, le conclusioni cominciano a fioccare. Mi sembra che esca, sì, proprio Daniela Sabatino. Al suo posto è entrata Tatiana Bonetti, anche questo è un grande ritorno in nazionale per l'attaccante della Fiorentina, che lei 12 gol in campionato, si è guadagnata appunto questo ritorno dopo 3 anni tra le convocate a suon di gol. Ha faticato questa ritrovare la maglia azzurra Tatiana Bonetti, ma quest'anno in campionato davvero sta facendo la differenza con la maglia viola, al di là dei gol sta giocando benissimo e spesso fa la differenza per la formazione di Cincotta. Giustamente la CT Bertolini ha deciso di darle una nuova chance, speriamo che Tatiana Bonetti sia subito nella sua giornata migliore. Dolores Silva per Carol, intanto abbiamo sentito urlare dai che lo facciamo ragazze. Italia a caccia del pareggio,
Ricordiamo che in caso di parità al 90esimo si va direttamente ai calci di rigore. Rosucci, Girelli, finisce a terra, guadagna il calcio di punizione. Cernoia che osserva il piazzamento delle compagne. Sempre molto laboriose le battute dei calci piazzati. Finalmente si può riprendere il gioco. Cernoia larga per Girelli, pallone in mezzo, stava per intervenire Bonansè, anticipata da Carol. Italia però pronta a recuperare il pallone, lo fa con Cernoia, Boattin, poi Laura Giuliani viene in avanti per accelerare i tempi. Linari prova a impostare lei, poi affida a Gama. Larga c'è Guagni, andata invece a cercare Cernoia. Ancora Gama, recupera Cernoia. Rimane lì Gama in sostegno, prova ad andare via Cernoia, il tunnel su Silva, poi finisce a terra Cernoia. Non c'è fallo. Vincente in chiusura l'azione di Dolores Silva, che era stata prima beffata con un tunnel, poi però si è trovata posizionata nella maniera migliore per proteggere l'uscita del pallone dal fondo. Colpo di testa di Guagni, poi Gama su Diana Silva, la ferma senza fallo. Girelli trova la precisione. Faria, Neto, un retropassaggio che favorisce Girelli, solo per un attimo però, colpo di testa di Guagni che ha anche un gesto di stizza. C'è anche un po' di stanchezza adesso che comincia ad affiorare. Poteva anche non starci. In effetti. Di nuovo lei batte tutti i calci di punizione. Tutti lei. Pallone in profondità. Colpo di testa di Bonansea. Poi Neto a recuperare. Ancora Dolores Silva. Neto. Si ferma. Alza il pallone proprio per Dolores Silva. Conclusione da parte di Marquez, pallone sporcato, si allunga Giuliani e blocca. Bonansea, c'è fallo però, entrata in scivolata. Tanto due cambi anche nel Portogallo, esce proprio Neto e con il numero 6 entra Andrea Norton. Questo potrebbe essere un favore per la nostra nazionale. Ed esce anche Faria, con il numero 13 entra Fatima Pinto. In effetti è abbastanza sorprendente questa sostituzione.
Buona la prova comunque di Andrea Faria, che come abbiamo detto era all'esordio con la nazionale maggiore, vedete, complimentata da tutta la panchina. Intanto messa giù Diana Silva, lei che con il suo gol al 34esimo sta decidendo questa sfida. Arriva come al solito Dolores Silva a battere. Proprio da una situazione del genere, dalla parte opposta, è nato il gol. Tra l'altro con l'uscita di Neto è diventata lei il capitano del Portogallo. Sempre molto scrupolosa l'arbitro, la signora Gonzalez, quando si tratta di battere calci di punizione, nell'osservare che tutto sia come deve essere. Pallone che spiove in aria, il colpo di testa di Marquez e poi una conclusione da parte proprio della nuova entrata Fatima Pinto, che si perde sul fondo. L'Italia adesso prova a ribaltare subito il fronte. Boattin però poi si ferma, Linari va da Guagni, Rosucci, errore nel controllo, recupera Galli, Gama, Rosucci, larga c'è Cernoia, Bonansea tenta ancora un tunnel ai danni di Dolores Silva, questa volta non le riesce. Guagni a fermarla. C'è una curiosità che riguarda la giocatrice del Portogallo che è entrata in campo, che è subentrata, Claudia Neto, ovvero Andrea Norton. Ha giocato all'inizio della stagione in Italia con la maglia dell'Inter, ha chiuso la sua esperienza a inizio 2020 quando ha deciso di tornare in Portogallo e di vestire la maglia del Braga, però a inizio campionato giocava proprio con le nerazzurre in Serie A. Linari. Boattin. Pallone in direzione di Girelli. La domestica Borges, ma poi sbaglia. Anzi, fino a un certo punto, perché in realtà ha trovato una deviazione, dunque la rimessa è del Portogallo. Rebello. Dietro su Pereira. Bozza un tentativo di pressione Bonansea senza però impensierire il portiere portoghese. Tatiana Pinto di nuovo indietro dal suo portiere, che batte lungo questa volta. Un rimpallo ha favorito Fatima Pinto, ma ha preso il pallone con la mano, mi è sembrato. Ho intravisto, ecco, altri due cambi, esce Rosucci e con il numero 15 entra Marta Mascarello della Fiorentina, che fa il suo esordio in nazionale. È entrata anche Elisa Bartoli al posto di Bonansea. E quindi vediamo come si risistema a questo punto l'Italia. Bartoli mi sembra che si sia messa a destra. Tanto Boattin tiene lì il pallone, la rimessa del Portogallo. Quadrata in panchina Bonansea, vedete anche Sabatino. Mascarello, pallone buono per Tatiana Bonetti,
quinto il primo dribbling, non il secondo. Il pallone recuperato adesso da Guagni. Lotta Mascarello, guadagna il calcio di punizione. Entrata col piglio giusto, mi sembra, in partita. Cernoia. Cercare come al solito la testa di Girelli, c'è stata una deviazione da parte di Carolle. Allora l'Italia guadagna il suo secondo calcio d'angolo. Vediamo se riusciamo a sfruttare questo calcio piazzato. Espressione abbastanza preoccupata si legge sul volto di Milena Bertolini. Salgono ovviamente anche i due centrali. Linari, Gama, grande affollamento nell'area piccola, parte la traiettoria proprio in direzione di Gama, troppo lunga però, scavalcata dal pallone, poi in scivolata prova a renderlo ancora giocabile, rimane là, ma il Portogallo prova a uscire e ce la fa, esce bene. Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora di gara, sempre Portogallo in vantaggio grazie al gol messo a segno da Diana Silva al 34esimo. Carol verso Marquez, con l'entrata di Bartoli, Guagni si è alzata sulla corsia sinistra. Bartoli è qui a destra. Girelli. Gama costretta a retrocedere per recuperare il pallone. Cernoia. Passaggio centrale un po' rischioso. Brava comunque Mascarello a evitare la ripartenza del Portogallo. Silva con le mani. Ora la chiusura di Bartoli. Con l'ingresso di Elisa Bartoli, Milena Bertolini ha cambiato qualcosa ovviamente nella sua formazione, ha messo Elisa Bartoli a fare il terzino destro e dall'altra parte invece ha spostato Alia Guagni che sulla corsia di sinistra ovviamente spingerà e cercherà di supportare il centrocampo e l'attacco. È andata a fare appunto l'esterno sinistro di centrocampo. Galli, pallone irraggiungibile per Cernoia. Gama, Bartoli in rovesciata, un po' alla cieca, ancora lei ferma il pallone, prova a giocarlo adesso con lucidità, ha cercato l'inserimento di Bonetti, ha trovato l'angolo con la chiusura di Carol. Secondo angolo per l'Italia che in questo secondo tempo sicuramente qualcosa in più ha creato. Un paio di buone opportunità di testa con Girelli e Sabatino, ricordiamo. E lì dobbiamo provare. Tanto Linari, l'Italia che pareggia proprio con Linari, lo stavamo dicendo, i palloni alti per i colpi di testa avevano cominciato a mettere in difficoltà il Portogallo, una traiettoria tesa proprio sulla testa di Elena Linari che dunque trova un altro gol dopo il primo con la nazionale, quello che aveva sbloccato la partita con la Georgia, il 6-0, trova adesso il pareggio, brava ad arretrare e a trovare l'angolo giusto.
a incrociare per andare a battere Ines Pereira. Dunque Portogallo 1, Italia 1 al 78esimo. E se l'è meritato Elena Linari, perché aveva avuto la delusione iniziale di ritrovarsi in panchina e adesso invece è entrata con la sua grinta, ha fatto la differenza in difesa ed è riuscita anche a sbloccare. Adesso Girelli, pescata benissimo. Adesso è il momento davvero di affondare, perché probabilmente il Portogallo ha accusato il colpo, aveva chiamato il pallone, si è allungata, era un filo lungo il cross di Aliaguagni. È comunque un'Italia decisamente più convincente in questa ripresa, pur non essendo brillante. Adesso si alza il grido Portogallo, Portogallo del pubblico, dobbiamo dire non numerosissimo, come possiamo vedere da queste immagini. Ci aspettavamo forse, Sara, considerando appunto che la squadra di casa, no? Un torneo così importante, magari una partecipazione maggiore del pubblico locale. Comunque 1-1 dunque, partita nuovamente tutta aperta completamente. Pallone adesso un po' troppo lungo per Guagni, che comunque da quella posizione più avanzata può davvero essere decisiva in proposizione con i suoi cross. Abbiamo visto. Suo l'assist. Non sfruttato da Cristiana Girelli pochi minuti fa. Bartoli per Girelli di testa, Bonetti prova a liberarsi, lei allarga ancora su Girelli, il controllo, il cross teso, troppo arretrato, la conclusione sul fondo. È il momento buono di Boattin, è un momento buono, sì, è un'altra Italia adesso. Beh, bastava davvero alzare il baricentro, cercare di tenere le portoghesi nel loro centrocampo. L'avevamo visto già nel primo tempo che riuscivamo a metterle in difficoltà, però nonostante si facesse molto possesso palla, poi non si arrivava al tiro. Adesso invece le stiamo stringendo e probabilmente questo ci sta aiutando, e come. Adesso Norton guadagna il calcio di punizione. Prova a reagire il Portogallo, che davvero ha accusato il colpo del pareggio. Abbiamo detto fiscalissima la signora Gonzales ogni volta che c'è da rimettere in gioco il pallone. Palla verso Silva, il colpo di testa però è di Gama. Bartoli verso Cernoia, che rimedia un controllo così così, poi lascia Bartoli. Pallone lungo per Bonetti, troppo lungo. Non è riuscita finora a ricevere palloni davvero giocabili Tatiana Bonetti, anche perché spesso le consegnano palle alte. In realtà sì. Tatiana Bonetti è molto brava a giocare palla a terra, è molto veloce, riesce a dribblare e spesso riesce anche ad arrivare al tiro, e questa è la qualità che dovrebbero sfruttare dell'attaccante della Fiorentina. Eh sì, grandi qualità tecniche per lei. È anche abbastanza versatile, no? in attacco, può ricoprire anche più ruoli. Bartoli adesso finisce a terra, guadagna un buon calcio di punizione, interessante, messa giù da Fatima Pinto. Arriva con la bomboletta la signora Gonzales.
e lo abbiamo visto che i calci piazzati possono essere il grimaldello giusto. Qui l'azione di Bartoli che ha costretto al fallo Fatima Pinto. Adesso area affollatissima del Portogallo. Sistema addirittura due in barriera, Ines Pereira. Osserva Cernoia. C'è Galli dietro la barriera. Si è a disturbare la visuale del portiere. Si allontana poi Cernoia direttamente in porta. Almeno infatti quella dava l'impressione che quella fosse la sua intenzione. Pallone che si alza però sul fondo. Era la posizione buona per il suo sinistro. Ricordiamo anche il regolamento, perché in pareggio si è conclusa anche la partita precedente di quelle che potrebbero essere le nostre avversarie eventualmente in semifinale. Qualora al 90esimo il risultato finisse in parità, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Mascarello. Il fischio della signora Gonzalez. Fallo commesso da Marquez. Linari verso Boattin. Guagni, Boattin. Linari. Adesso ovviamente qualsiasi distrazione deve essere bandita, concentrazione massima fino alla fine per provare a vincerla sul campo nei 90 minuti questa gara. Bartoli se ne va, palla per Cernoia, poi Mascarello prova a cambiare gioco, va a cercare Girelli, Bonetti, vediamo cosa riesce a fare. Galli recupera. Si gira, palla in mezzo, trova la chiusura di Carol, poi ancora Mascarello, Bonetti, un po' di confusione adesso. Italia che non vuol far ripartire ovviamente il Portogallo. Si tiene la rimessa laterale Cernoia, poi va a cercare il taglio di Girelli che mette a sedere Dolores Silva, poi però finisce per travolgerla. Non ci sta Cristiana Girelli, le ha probabilmente pestato una mano ma in maniera del tutto involontaria quando Dolores Silva era a terra. Rivediamo cosa è accaduto da queste immagini ravvicinate. In voleva effetti addirittura il cartellino giallo, sì. Stava chiedendo alla giocatrice del Portogallo, cioè sì, sono falle assolutamente di gioco, eventualmente non c'è stato un minimo di cattiveria da parte di Cristiana Girelli. Intanto esce Mendes, era entrata al posto di Jessica Silva e al suo posto è entrata con il 21 Francisca Nazareth, giovanissima, che per lei esordio con la nazionale maggiore, un punto di forza dell'under 19 che ad aprile affronterà l'under 19 italiana nella fase elite. Intanto si gode questo primo gettone con le più grandi. Mi pare che anche un altro cambio sia alle viste per l'Italia, non riesco a leggere il numero. 19, se non sbaglio dovrebbe essere Bonfantini, a vederla dalla nostra postazione. Adesso vedremo.
colpo di testa di Gamma, poi allontana Guagni. Rincorre proprio la nuova entrata Nazareth, ma Guagni la supera in velocità. Che progressione da parte di Alia Guagni. Centralmente c'è Bonetti, torna su di lei Nazareth. Guagni si appoggia indietro a Boattin. Linari, Gama, Cernoia. Galli, non passa il pallone, l'ha recuperato Pinto. Allontana Rebello, più lontano che può. Linari, mette giù benissimo per Bartoli. Un retropassaggio azzardato di Cernoia, anzi di Bonetti, e Cernoia poi che riesce a sbrogliare la situazione. Eccolo il cambio, esce Alia Guagni. Entra infatti proprio lei, Agnese Bonfantini. Secondo gettone in nazionale per l'attaccante della Roma. Norton per Diana Silva. Il ritorno ancora per Norton, un rimpallo con Linari, poi c'è il tocco di mano della numero 6. Azione fermata, siamo al 90esimo, sta per iniziare il recupero. Mascarello, Gama, Bartoli, ferma tutto Dolores Silva. Tre minuti di recupero intanto. Sono già iniziati. Bartoli verso Bonfantini, che è fresca, vediamo se riesce ad inventare qualcosa. Pallone in mezzo, un rimpallo favorisce Bartoli. Bartoli ancora in palla in mezzo, la conclusione quasi a botta sicura di Cernoia, era veramente in una posizione ottimale. Murata la sua conclusione, e adesso andiamo a vedere cosa ha fischiato signora Gonzales. Rimasta a terra Cernoia, un fallo in favore dell'Italia, ma questa era la conclusione. Poi l'entrata da parte di Marquez, tutto si è svolto all'interno dell'area di rigore. Rimasta a terra sia Marquez che Cernoia. Vediamo di capire cosa ha fischiato. Girelli si è già impossessata della palla. Perché se ha fischiato, appunto, se ha un fallo in favore dell'Italia è calcio di rigore, perché si è svolto tutto all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro non ha puntato il dischetto. Vediamo cosa accade appena l'inquadratura si allarga. C'è ancora a terra Vanessa Marquez. Eh sì, inquadrata Cristiana Girelli che guarda per terra.
Calcio di rigore per l'Italia dunque. La possibilità per l'Italia di decidere questa sfida proprio sul filo di lana. Nel frattempo si è rialzata anche Marquez. Girelli contro Pereira, proprio allo scoccare del, anzi, 93esimo superato, ormai siamo nel 94esimo. Momento di grande tensione. Non ci sono state proteste, non ci sono state espressioni plateali. Tutto pronto finalmente. Cristiana Girelli ha la possibilità di chiuderla. Il fischio. Parte Girelli con il destro, intuisce Pereira, ma Girelli mette a segno il 2-1, dunque l'Italia la ribalta proprio sul filo di lana. Siamo al 95esimo, Portogallo 1, Italia 2. Te l'aspettavi, Sara, un finale del genere? Beh, me l'auguravo e abbiamo detto tante cose di Cristiana Girelli, che nel primo tempo non ci stava convincendo, ha giocato molto meglio nella ripresa ed è stata decisiva a questo punto per la nostra nazionale, anche perché trovarsi a tempo scaduto a battere un calcio di rigore ci vuole ovviamente un bel carattere, una bella forza. Non era nella sua giornata migliore e ha portato l'Italia invece sul vantaggio. Adesso manca pochissimo al termine della partita, mancavano 13 secondi nel momento in cui l'arbitro ha fischiato il calcio di rigore, per cui si dovrà giocare per poco. Si riprende a giocare, siamo al 95esimo. Non è finita, abbiamo visto nel primo piano di Girelli, si guarda intorno un po' sorpresa anche Giuliani. Sì, dunque soltanto primi piani ci offre la regia, ma siamo certi. A questo punto la partita è finita, l'ha vinta l'Italia con il rigore realizzato da Cristiana Girelli, battuto in maniera splendida, no Sara, a mezza altezza, ha intuito il portiere, ma non c'è potuta arrivare. Dunque l'Italia affronterà in semifinale il 7 marzo la Nuova Zelanda, una prova d'orgoglio, dobbiamo dire, una bella Italia nel secondo tempo, non bellissima ancora, ma insomma la reazione c'è stata, le occasioni l'Italia le ha create, alla fine anche i cambi, no, di Milena Bertolini sono serviti. Certo, ha avuto il coraggio subito di cambiare qualcosa la CT Bertolini dall'inizio del primo tempo, la grinta e l'esperienza hanno portato l'Italia a vincere questa partita, che inizialmente non si era messa bene, perché alle azzurre mancava proprio il tiro, sono riuscite a vincere invece da un calcio di rigore. Belli anche questi festeggiamenti, c'è in campo anche Manuela Giuliano, che ricordiamo non ha potuto giocare per un infortunio alla caviglia. L'Italia va in semifinale di un torneo davvero importante, di un torneo internazionale importante, che insomma adesso ci potrebbe regalare delle grandi soddisfazioni. Sì, perché incontreremo la Nuova Zelanda, che, lo ripetiamo, ha battuto ai calci di rigore il Belgio. Nuova Zelanda che nel ranking mondiale è al 23esimo posto e l'Italia è al 14esimo, dunque un avversario sicuramente di livello, sicuramente di grande valore, ma un avversario che l'Italia può superare per regalarci ancora altre emozioni. E allora per il momento è tutto, ma soltanto per il momento, dunque ci risentiremo il 7 marzo per seguire l'ulteriore passo delle ragazze di Milena Bertolini, che adesso giustamente festeggiano. Allora da Tiziana Alla e da Sara Meini il più cordiale a risentirci. La linea può tornare allo studio di Franco Lauro e ai suoi ospiti.